6 gomme di Totaro Antonio. Via Giuseppe Di Vittorio 267, Manfredonia, Foggia. Edilram, da 10 anni al vostro servizio. Ristrutturazione facciate e interni chiavi in mano. Pulizia e rifacimento terrazze. Noleggio piattaforme aeree. Servizi di giardinaggio. Edilram, via Gargano 59, Manfredonia. Dafar, azienda leader da 50 anni nel settore del commercio, della produzione e vendita di materiali per l'edilizia, pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie e arredo bagno. Il nostro servizio comprende anche il montaggio. Siamo a Foggia, in Viale degli Aviatori, chilometro 2. First Stop è la rete di professionisti per i servizi sui pneumatici e la manutenzione auto raccomandati da Bridgestone. Ciccone Pneumatici è il centro First Stop più vicino a te e da più di 13 anni offre a tutti i suoi clienti non solo pneumatici ma tutti i servizi per la manutenzione dell'auto. Vieni a trovarci in Viale degli Artigiani 60 a Foggia. Ed il Domac è azienda specializzata in costruzioni civili e industriali, nelle ristrutturazioni, restauri e consolidamenti statici. Inoltre esegue manutenzioni di fabbricati condominiali. Per informazioni 0881 723209. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Speciale Calcio Mercato, ben ritrovati a tutti voi, ben ritrovato al nostro Mario Ciampi che tra un po'... Ben trovati, finalmente insomma siamo tornati, a grande richiesta. Tra un po' ci riempirà di notizie perché insomma siamo entrati nelle ultime 48 ore più o meno di calcio mercato e chiaramente... adesso avremo insomma da accelerare, quindi da capire che cosa si muove. Intanto il giornale del Foggia ha ufficializzato un'operazione che era già virtualmente ufficiale già da qualche giorno, ovvero l'arrivo in prestito del portiere Nicola Leali. Saluto intanto la collega e amica di, dell'immediato Roberta Miscioscia, ben ritrovata Roby. Ciao Carmine, buonasera e ben ritrovati. E allora, parto da Mario Ciampi. Mario, so che... Partiamo dalla divisa di Speciale Calcio Mercato. Abbiamo la divisa di Speciale Calcio Mercato stasera. Siamo vestiti praticamente... Se simili. Ci fossimo messi proprio d'accordo, dei dettagli che... Ma... E invece, guarda, invece è tutto spontaneo. Siamo nuovi fashion dolce blogger. Dolce vita bianco uguale. Io parto però prima una cosa, voglio fare gli auguri di buon compleanno a Elio Di Toro, il responsabile del settore giovanile del Foggia, che mi ha tirato le orecchie, dato che insomma siamo amici. Auguri Elio. Auguri, anche io personalmente gliel'ho fatti sui social, insomma, al grande Elio Di Toro. E allora sì, Mario, partiamo dagli stalkeraggi che hai fatto oggi. I soliti. No? Allora, senti, Carmine, possiamo dire che siamo a buon punto per un difensore, che non è Monaco. Partiamo Monaco pare presupposto. Essere saltato nelle ultime... Allora, non è saltato, diciamo che la trattativa si sta non voglio dire arenata, ma si è un po' raffreddata, probabilmente non si sta trovando d'accordo, però non è chiusa, cioè nel senso non è saltata. Ci saranno sicuramente, ci sarà tempo per riprenderla, magari verrà ripresa in serata, magari domani. So che oggi c'era un incontro tra il direttore sportivo Nember e Matteo Materazzi, che è poi il procuratore del difensore napoletano del Perugia, quindi insomma bisogna mettersi d'accordo, probabilmente va un po' per le lunghe questa trattativa. La notizia di giornata è che il Foggia è molto vicino a chiudere per il difensore Ngawa. Difensore anch'egli in uscita dal Perugia, c'è un problema relativo al... c'è stato insomma un avvicinamento nelle ultime ore. Credo sia congolese questo giocatore. Ex Avellino, l'anno scorso fece un campionato con l'Avellino e preso dal Perugia. Perugia che lo dà, molto spesso sai, la gente si domanda ma perché lo cedono? Perché è la domanda classica che poi si fanno un po' tutti, cioè, spesso ce la facciamo anche noi. Roberta, tu te la fai, motivo, perché, no? Perché lo cedono?
Il motivo c'è perché praticamente il Perugia è passato a giocare a 4 dietro, c'è una difesa a 4 dove diciamo gli unici che si sono adattati a questo nuovo modulo di gioco, a questa nuova linea, sono Gyomber e Eliamic, che sono due giocatori insomma anche di qualità e di categoria superiore, che comunque ricordiamoci che Gyomber ha fatto la Serie A anche con la Roma, oltre che l'anno scorso ha giocato a Bari in, a Bari in B, mentre Eliamic è un giocatore del Genoa, ha fatto anche l'esordio in A l'anno scorso con il Genoa, quindi un giovane, insomma, è un giocatore di grossa prospettiva. Ngawa non è un giocatore che si è adattato a questo modulo a 4, quindi di conseguenza è molto più in linea, molto più vicino alle caratteristiche che deve avere una difesa a 5. Poi paradossalmente a 5 perché in fase difensiva ovviamente la linea diventa a 5, quindi non rientra più nei piani, nei progetti tecnici del Perugia. Il giocatore, ecco, c'è stato questo interesse del Foggia in giornata, diciamo nelle ultime ore. La trattativa tra il Perugia, che possiamo definire ormai società amica del Foggia, e il Foggia stesso ha subito una forte accelerata, e diciamo che in questo momento siamo, insomma, vicini, Ngawa dovrebbe essere vicino al Foggia, vicini all'arrivo di Ngawa. Io intanto ho la scheda davanti di questo che potrebbe diventare a breve un nuovo difensore del Foggia, belga, o meglio congolese naturalizzato belga, è nato il 9 febbraio del 1992, quindi parliamo di un calciatore che ha quasi 27 anni, la giusta maturità. Sì. Finora ha totalizzato 14 presenze con la maglia del Perugia, l'anno scorso invece 34 partite sempre in B con l'Avellino. Sì. Precedenti esperienze in Belgio con Louvain, sempre in B, 27 presenze, e insomma ha giocato anche nella Serie A belga, credo, con 20 presenze negli Ulfest. Sì. Insomma, è un giocatore di esperienza, sicuramente che conosce il campionato cadetto italiano, e poi forse per caratteristiche è un difensore che, se vogliamo, tappa due buchi, perché può giocare sia centrale, sì, sia esterno destro, cioè può rappresentare per certi versi l'alter ego di Zambelli. Lo ha ricoperto anche ad Avellino, ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro, il vecchio terzino, ha ricoperto anche quel ruolo giocando sull'esterno, sull'out, ma ovviamente è un difensore centrale, quindi fondamentalmente insomma un difensore è il destro, ecco, il primo di difesa, il primo dei tre, diciamo, fondamentalmente schierato. Può essere ovviamente schierato anche centrale, però è normale che, avendo anche una caratteristica del piede destro, avendo questa caratteristica qui di aver fatto anche l'esterno, quindi può essere schierato da quella parte lì. Ecco, quindi possiamo dire che Pierre Ngawa è uno dei giocatori molto vicini a vestire la maglia del Foggia, quindi potrebbe virtualmente essere il terzo acquisto del Foggia. È una necessità comunque, anche, no, per il Foggia. Dicevo, no, è una necessità, credo, per il Foggia. Beh, perché ricordiamo che Zambelli è l'unico. Decisamente, anche se dall'infermeria ci confermano, insomma, che le notizie non sono pessime per quanto riguarda Tonucci, ma non sono nemmeno positive, perché comunque un mesetto lontano dai campi, ad occhio e croce, Tonucci dovrà restare. Un mesetto lontano dai campi significa saltare 4-5 partite. E per quella che è la situazione che vive il Foggia, insomma, non si può permettere di lasciare nulla di intentato. Chiaramente va sostituito Camporese, per il quale ormai la stagione è finita, ma va sostituito anche Tonucci in questo periodo che mancherà dai campi. Un mese comunque sono tante partite, quindi di conseguenza già bisogna mancare lunedì a Palermo è già un campanello dell'aria. Speriamo di avere già Ngawa per Palermo, insomma, speriamo di poter. L'eventuale arrivo di Ngawa non esclude comunque l'arrivo di un altro difensore centrale, e di nomi ne stanno circolando a iosa. Sì. Abbiamo detto di Monaco. Monaco è un giocatore trattato. Fuori, sì. Anche e pare anche che sia a buon punto la trattativa per portare a Foggia Ingrosso, che è un giocatore, sì, che Paterino conosce bene perché lo ha avuto alle sue dipendenze a Matera. È un giocatore di proprietà del Pisa, era in prestito ad Ascoli e sta rientrando al Pisa, che probabilmente lo girerà nelle prossime ore proprio al Foggia. Altro giocatore, insomma, un giocatore individuato, quello da Paterino, probabilmente, insomma, farà al caso
al caso del tecnico, ha giocato poco e niente ad Ascoli, c'è anche da dire questo, insomma non ha molte partite disputate fino a questo momento, però ecco, può essere sempre l'occasione per mettersi a disposizione, considerando che comunque Tonucci pare che l'infortunio sia meno grave del previsto, quindi insomma abbiamo detto un mesetto, dovesse arrivare in Gawa, avremmo più o meno colmato, messo una pezza, una toppa, lì in attesa poi ecco un grosso potrebbe essere un giocatore che ti può dare una mano a riempire almeno numericamente il reparto difensivo. Di nomi comunque ne sono stati fatti tanti. Ne sono circolati davvero a Iosa, non ultimo quello di Salomon, che credo sia appena suggestione. Salomon, mi sto scrivendo in questo perché momento. So che ci hai parlato e no, so io che posso far vedere a categoricamente. Ci sto scrivendo in questo momento. No, vabbè, Salomon ha detto ovviamente. E tra l'altro io non l'avevo nemmeno letta questa cosa, me l'ha mandato lui mi ha mandato il messaggio, ha detto: vedi che vengo a Foggia. Mi sono anche, insomma, sarei stato felicissimo ovviamente di riabbracciare un giocatore fortissimo, un gran bel giocatore che tra l'altro poi nel corso della sua carriera da centrocampo si è abbassato in difesa, perché poi lui venne a Foggia come centrocampista centrale, come regista ai tempi dello Zeman 2. Salomon, che non ha ovviamente ricevuto alcuna offerta dal Foggia, sono nomi buttati così, ma insomma, sarebbe anche importante avere un giocatore del genere, che però ha un ingaggio anche molto importante, quindi insomma bisogna anche pensare a queste cose, ma anche perché devono uscire. Non credo che il calciatore abbia voglia non di non penso sarebbe mai sceso, anche perché sta giocando titolare a Frosinone, quindi insomma giocarsi da giocare a titolare in Serie A è sempre una soddisfazione. Intanto qui ci scrivono un sacco di persone su Facebook che ci stanno seguendo in diretta, li ringraziamo, non per ultimo Antonio Bolumetto, che salutiamo e che ci chiede buone notizie per quanto concerne il mercato del Foggia. Beh, noi speriamo sempre di darle, speriamo, anche perché non è che manca molto, insomma, manca 48 ore, no? Ormai nella fase finale di questa sessione invernale di calciomercato, ora o mai più, altrimenti qui certo. La vedo. Roberta, ti chiedo un giudizio su quello che è stato finora il mercato del Foggia. Te lo aspettavi così, nel senso un mercato a piccoli passi ma colpi mirati, destinato ad infiammarsi nelle ultime ore? O ti aspettavi invece, credo, dal sorriso che mi fai, credo che tu ti aspettassi tutt'altro. Nel bravo, senso, mi conosci. Ti aspettavi un mercato più, diciamo, sulla scorta di quello che abbiamo vissuto a gennaio dell'anno scorso, per intenderci. Allora, Carmine, sai cosa? Che quando si enunciano, no, grandi aspettative, uno poi no, ovviamente, poi conoscete un po' il mio pensiero, sono sempre stata abbastanza positiva, però mi aspettavo, come dicevi, da questo mercato di gennaio qualcosina di più, da subito più che altro, no? In modo da, si era detto, da portare un po'. Cioè lo aspettavi se dovesse arrivare al 30, al 29, ormai quasi 30 gennaio. Bravo, come diceva Carmine, no? Erano circolati tantissimi nomi, mi viene adesso in mente Spolli, che abbiamo visto venerdì a giocare contro di noi, no? È andato al Crotone, dal Genoa. A comandare la difesa. A comandare la difesa, quindi no, sai, tanti nomi a volte si fanno, ci illudiamo anche noi tra virgolette, no? Perché pensi e speri sempre di averli, no? Questi giocatori, poi in realtà non è stato così, però insomma ieri siamo ripartiti, no? Contenti del ritorno di Greco, però insomma ieri siamo stati tutti, credo, contenti di essere ripartiti con questa ufficialità di Leali. Partiamo dal portiere, ma arriviamo anche ai difensori, perché credo insomma che sia proprio quello di cui abbiamo bisogno. Il reparto infortuni, che in questo momento secondo te ha più bisogno di essere. Sì, perché poi sai cosa, che c'è sempre un po' di sfortuna secondo me che ci gira intorno, perché anche gli infortuni non ci aiutano, non ci hanno aiutato nel corso del girone di andata, adesso anche si fermano giusto i difensori, non dico che magari dovevano fermarsi altri, però insomma sai, in attacco hai qualcuno di più, no? Su cui potevi contare. E invece ci è andata un po' così, diciamo, quindi speriamo. Non ci è andata perché sicuramente bene. No, non ci è andata sicuramente bene. Mario, nelle ultime ore invece sta prendendo quota l'ipotesi di una cessione eccellente. Sì. Il riferimento è chiaro a Ciccio Deli, che è uno dei pezzi pregiati, l'abbiamo detto tante volte, dell'argenteria di Pasquale Padalino, ed è uno dei pochi, insomma, che può diciamo così, portare plusvalenze, nel senso che può portare soldi anche se
è una mia personale opinione, ma probabilmente potrebbe essere smentita da qui a qualche ora. Io credo che se il Foggia dovesse privarsi di Deli in questa sessione di mercato, lo farebbe soltanto in prestito, perché monetizzare in questo momento diventa complicato, quindi probabilmente si attenderebbero tempi migliori. Anche però perché è una mia sensazione, potrei anche... No, ma anche perché sono poche le società che stanno investendo soldi, parliamoci chiaro, cioè il mercato che si sta muovendo molto su prestiti, su questo tipo di formula. Tra l'altro il Foggia sta in queste ore discutendo proprio la formula con la quale poi eventualmente acquistare Pierre Ngawa, cioè quindi sì, può essere un prestito con diritto di riscatto, un prestito secco, magari anche un acquisto a titolo definitivo. In questo momento non abbiamo certezze su che tipo di formula. Sulle ali ve l'avevamo anticipato, sarebbe stato prestito, un prestito secco, titolo temporaneo, con diritto di riscatto, e ve l'avevamo detto. In questo momento non sono nelle condizioni di poterlo dire. Ancora non ufficializza Bizzarri, però so che, insomma, parlando con Goretti dovrebbe arrivare, sì, però, l'ufficializzazione fatta, insomma. Torniamo su Deli. Su Deli sì, sappiamo, insomma, ce l'aveva anche anticipato il presidente Fares qualche giorno fa in diretta, proprio qui a Speciale, ci aveva detto che davanti ad un'offerta irrinunciabile sicuramente avrebbero tentennato, magari ci avrebbero pensato, cioè, si sarebbero seduti, avrebbero detto: che dobbiamo fare? Io credo che al momento non siano giunte questo tipo di offerte né per Deli né per Kragl, che è l'altro pezzo privilegiato, e che sinceramente non penso che Foggia se ne privi adesso in questa situazione di classifica. Sinceramente non credo. Deli è un giocatore che sicuramente fa gola, perché è un 94, perché ha talento. Un talento che però deve anche iniziare a esprimere, perché fondamentalmente lo stiamo un po' aspettando. Non ha avuto un periodo molto felice, dobbiamo tra dire infortuni, eccetera, insomma, non è stato. Non è il Deli che abbiamo visto magari, no, l'anno scorso. Esatto, esatto. Molti lamentano questa cosa. Assolutamente. Anche vero, no. Credo che questo incida anche un po', no, sul suo... Senz'altro. Ma sì, un giocatore sì. Il cui rendimento quest'anno è stato caratterizzato da molte ombre e da poche luci. Ha delle potenzialità enormi. Però è un giocatore di grande prospettiva e giovanissimo ancora. Verdi ha lasciato il campo un po' tra i fischi anche. Certo. Sempre il cugino di quello che abbiamo ammirato nelle scorse stagioni. Esatto. Che poi giovanissimo fino a un certo punto, comunque è sempre un 94, attenzione. Quindi giovane sì, ma... 24 anni, inizia a essere bello, è un'età, considerando però, insomma, che c'è chi esordisce a 24 anni, se vuoi fare questa il calciatore è l'età giusta. Serio, o sfondi ora o addio. Carmine, questa è l'età giusta. Questa è anche un po' la sua personalità, non so. Probabilmente anche questo, probabilmente però, anche insomma, il caso che la situazione che probabilmente in fase difensiva non è efficiente come in fase offensiva, sicuramente non sta attraversando un bel periodo, siamo abituati a vedere un Deli diverso. Queste prestazioni magari non lo aiutano neanche in chiave mercato, perché probabilmente, insomma, se una società magari ci pensa, poi vedendo le prestazioni cambia idea, magari dice vabbè, parliamone a giugno. Sicuramente ci sono dei giocatori che se entra qualcuno deve anche uscire, perché è chiaro. Tu dici di Deli, io ti posso dire che ovviamente, e questo lo abbiamo detto anche, diciamo, a inizio delle dirette, inizio dello speciale, Rubin è uno di quei giocatori che stanno cercando. Interessa all'Ascoli, tra l'altro. Sta cercando di. All'Ascoli danno tutti. Tutti i giocatori interessano all'Ascoli. Vedo qualsiasi tipo di giocatore, c'è l'Ascoli. Sicuramente è un. Ascoli, che tra l'altro, a proposito di Ascoli, è interessato a San Marco, centrocampista veramente di esperienza, giocatore che stava a Frosinone. Per quanto riguarda Rubin, è un giocatore che negli ultimi anni sicuramente, insomma, non ha avuto delle belle prestazioni, non ha fornito belle prestazioni. Eravamo abituati a vedere il Rubin nel primo anno a Foggia, quello un po' più esplosivo. In Lega Pro faceva la differenza. In Lega Pro faceva la differenza, perché era un giocatore che ha fatto la Serie A, ha fatto la Serie B. In B probabilmente ha iniziato a fare fatica, vuoi anche un ritardo di condizione, vuoi probabilmente dei cambi di modulo che non l'hanno favorito. Sicuramente è un giocatore che
anche un ingaggio che insomma non è proprio misero, quindi di conseguenza posso pensare a Rubin, posso pensare allo stesso Rizzo, lo dicevamo ieri al pallone in poltrona, che è un altro giocatore che abbiamo visto poco e niente, l'abbiamo visto due partite, tre partite, ed è un giocatore che è venuto dalla Serie A, che però purtroppo sarà sempre infortunato. Altro giocatore, insomma, su cui si contava tanto. Mai a capire molto bene. Sì, l'infortunio, però insomma, sì. Secondo me è anche una questione di ambientazione, Rizzo. Può essere pure che non si è... Può essere pure che abbia avuto questi problemi di ricordo che fece una conferenza stampa tempo fa, quando c'era ancora Grassadonia, in cui sembrò quasi che annunciò questo suo addio, quindi accusava un po' forse non... Probabilmente non si è ambientato bene, insomma, sicuramente. Però passerà la storia come... Era arrivato, insomma, c'erano grandi aspettative, no? Insomma, che più hanno inciso nel Foggia, questo è poco ma sicuro, insomma, è stata una mina, neanche una mina vagante, direi una meteora, sì, insomma. Sì, sì, ce l'abbiamo direi visto anche io dal così. Vivo e dal primo minuto, sì. Solo ho perso il microfono, dal primo minuto solo a Cittadella, ricordavo bene. Abbiamo visto perso un paio di ispezioni di partita, sì, subentrato, sì, un paio di volte. Cittadella dal primo e poi qualche... Tra l'altro è un giocatore che per le sue caratteristiche ci avrebbe dato una grossa mano, perché comunque in un centrocampo che probabilmente a volte fa fatica, tipo con la partita col Crotone, la presenza, la personalità di un giocatore che ha fatto la Serie A, che è un giocatore che comunque è forte, perché insomma ce lo ricordiamo in Serie A, avrebbe sicuramente dato una man forte al centrocampo, però Rizzo è sempre rimarrà un dilemma, sempre fermato, rimarrà, ecco, come ha detto Carmine, se dovesse andare via sicuramente non passerà la storia, perché sono stato uno dei grandi probabilmente dei calciatori, no, che non ci ricorderemo tra 10 anni, diciamo, ma è vero, noi abbiamo avuto anche Rizzo 10 anni fa, un po' come ti ricordi Dautilia, per esempio, tu te lo ricordi? No. Foggia ha avuto Dautilia, però se chiedi alla stragrande maggioranza dei tifosi del Foggia, magari l'hanno dimenticato, perché non sono quei giocatori che lasciano il segno, no, ma ce ne stanno veramente tanti di giocatori che sono passati da quelli di classici fenomeni. Negli ultimi 20 anni potremmo fare un elenco chilometrico. Non andate troppo indietro nel tempo, perché poi Roberta non si può. Purtroppo noi abbiamo qualche mese più di te, quindi sì. Roberta ci ricordiamo, ancora, insomma. Però ecco, tornando al discorso, sicuramente bisogna anche pensare alle uscite, quindi bisogna pensare anche a piazzare i giocatori che magari non hanno trovato il minutaggio che cercavano. Ecco, per sicuramente Rizzo, che è Rubin in questo momento, posso pensare a loro. Deli è un po' il pezzo pregiato, però probabilmente in questo momento, se si deve fare il discorso è questo: se devi fare cassa, allora puoi cedere Deli. Però io penso che in questo momento, dopo questo inizio di stagione, questa prima parte di stagione, io penso che Deli si sia anche un po' svalutato, quindi forse andrebbe aspettato qualcuno un po' per di più. Per questo io dicevo, se proprio dovesse partire, io immagino una partenza in prestito, sì, e non una partenza a titolo definitivo, assolutamente, perché insomma, se Foggia doveva vendere Deli, lo avrebbe venduto la scorsa estate, sì, probabilmente qualche milioncino di euro l'avrebbe recuperato. Così invece rischi davvero di svalutare insomma, un giocatore sul quale io ritengo il Foggia possa in futuro contare. Quantomeno monetizzare seriamente l'eventuale partenza del giocatore. Io ci riescono gli altri, voglio dire. Ma poi comunque Deli è un giocatore che adesso ha vissuto una prima parte di stagione molto travagliata, molto difficile, tra infortuni, tra prestazioni magari non proprio efficientissime. Sicuramente bisogna aspettare un po', perché ecco, andremo a svalutare un patrimonio del Foggia. Intanto si avvicina, anche se siamo ancora distanti, la partita di Palermo, e da Palermo non arrivano notizie positive. Insomma, la situazione che si vive lì in Sicilia pare essere molto molto difficile sotto il profilo societario. Addirittura qualche giornale locale metteva in dubbio la possibilità che la partita di lunedì possa disputarsi, perché ci sono dei fornitori che avanzerebbero denaro e che in caso di mancata soddisfazione economica da qui a lunedì potrebbero far saltare la partita. Sono vicende che noi a Foggia abbiamo vissuto qualche anno fa, ricorderete tutti, no? Il problema del prefiltraggio delle aree mobili, qualche ditta che avanzava soldi e che minacciava di non far giocare la partita.
Bene, pare che questi problemi adesso li stia vivendo il Palermo. Tra l'altro c'è stato un articolo di recente del Sole 24 Ore, guardi Mario, ma Mario è impegnatissimo col telefonino. Stavo parlando, no, perché lo dico live anche perché mi stanno scrivendo, praticamente sta rimbalzando la notizia relativa al difensore Billong del Benevento. Mi stanno chiedendo, stai facendo la tua verifica? No, un collega da Benevento mi ha appena scritto: che mi dici di Billong? Io ho scritto: che mi dici tu, visto che sei di Benevento. A proposito di Benevento, non abbiamo citato anche l'interesse di Costa, no? Costa, ho detto ieri. Costa, parlando con la gente, ieri mi diceva che non c'è mai stata, cioè, nel senso, l'interesse c'era, però era relativo all'estate. Magari qualcuno ieri non vi ha ascoltato, quindi... No, allora ribadiamo il concetto, che è giusto, hai fatto bene a dirlo, perché poi magari è uscito, magari lo riportano anche dei giornali. Su Costa non c'è un'trattativa, nel senso che interessava al Foggia quest'estate, c'era un forte interesse per Andrea Costa, per il difensore del Benevento, che però era in scadenza con il Benevento. Costa aveva chiesto un altro anno di contratto e guadagna intorno ai 400.000 euro a Benevento, quindi di conseguenza lui stava bene lì nel Sannio. Ieri aveva fatto la battuta Costa, quindi voglio dire Costa veramente. Torniamo al Palermo, Costa abbastanza. Poi fondamentalmente parlando con il suo agente Ciccio Romano ci ha detto che non c'è una vera e propria trattativa, nel senso sì, interessava quest'estate, ma adesso può interessare, ma di trattative non esistono, quindi prendiamo atto, insomma, di quello che ci ha detto la gente, Romano. Sì. Romano di nome, non tanto di... Ciccio Romano, giocava nel Napoli, con Ciccio Romano, centrocampista, come no? Lo ricordiamo benissimo, Ricciolotto era, vero? Sì. Comunque stanno parlando con Billong, adesso mi stanno scrivendo live. Da Benevento? L'operazione non è chiusa, perché molti dicono che è chiusa, da Benevento mi dicono che sì. Stanno parlando. Billong sarebbe un gran difensore, insomma, per la cadetteria, credo che per il Foggia. È un difensore che tra l'altro fu anche proposto già al Foggia, ma non rientrava, se non sbaglio, fu proposto lo scorso anno di questo periodo. In questo periodo fu proposto a Foggia, non so se questa oppure quest'estate, ecco, non ricordo bene. Forse più quest'estate. Fu già proposto al Foggia, ma non fu preso in considerazione, dato che è in più a Benevento. Il Benevento lo deve cedere assolutamente, anche perché ha già abbastanza difensori, tra i quali Volta, Costa, Tuia, ha una bella difesa anche abbastanza forte, di conseguenza Billong è un giocatore in più, quindi lo devono piazzare. Dicevamo del Palermo, Roberta, prossimo avversario del Foggia, tra l'altro oggi sono uscite fuori le dichiarazioni di Foschi, del direttore sportivo del Palermo, che ha escluso l'esonero di Stellone, pare però, insomma, a sentire qualche collega di Palermo, che Stellone si giochi tutto contro il Foggia, dovesse andare male la partita col Foggia, il suo destino potrebbe addirittura essere segnato. E dicevo anche di questo articolo del Sole 24 Ore che ha destato allarme nell'ambiente palermitano. In pratica il Sole 24 Ore, che è un giornale comunque autorevole, non stiamo parlando di... Carmine, era quest'estate. Quest'estate, perché c'era la trattativa relativa ad Empereur. Sì, quindi quest'estate il Foggia, sì. Tra virgolette, rifiutò Billong. Me l'ha ricordato l'altro mio amico Arnardo, che saluto. Vedi come sono tutti gli altri, proprio, saluto. No? Lo saluto anche io, Arnardo. Così come saluto Annalisa Barbaro, che ci sta seguendo, che ci scrive spesso. E Biagio, saluto a Biagio. Anche no, ma il problema è che è questo, sì, perché giustamente fu proposto quest'estate, perché si parlava, ecco, di questo scambio con Empereur. Il Benevento voleva Empereur, tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto anche l'agente di Empereur in diretta da noi, che non era solo l'agente di Empereur, ma anche di altri giocatori. Era Sandro Martone, che tra l'altro è gruppo, diciamo, scuderia Raiola. Quindi di conseguenza poi Emperero andò a Verona, quindi ci fu questa l'operazione che poi portò Boldor a Foggia. Ma Billong, ricordo che non piacque, diciamo, non convinse più di tanto l'entourage rossonero. Probabilmente, non so, era
perché c'era un altro allenatore che probabilmente non rientrava nei piani di Grassadoni, così come pare non rientrasse nemmeno Greco nei piani di Grassadoni, quindi può essere pure questo. Adesso stanno parlando, ecco, c'è una trattativa, ne stanno parlando, quindi insomma vediamo da qui a dire che è chiusa, insomma, vediamo come andrà a finire. Sicuramente posso dire che siamo a buon punto per la trattativa, come ho detto in apertura, per Pier Ngawa. Dicevamo, sono due volte che mi interrompe, però fa bene perché però se no, abbiamo notizie calciomercato ci mancherebbe, questo è speciale calciomercato, non altro. Dicevo, di questo articolo di Sole 24 Ore che addirittura scriveva che in questo momento il Palermo, in vista della prossima stagione, non avrebbe i requisiti per iscriversi, quindi rischierebbe l'esclusione dal prossimo campionato. Sono tutte cose quelle che stanno circolando che secondo te possono rappresentare un vantaggio per il Foggia in vista della partita lunedì, o per certi versi anche uno svantaggio perché troverà magari un avversario agguerritissimo, tra l'altro pur perdendo due volte di fila è in testa alla classifica? Ma il Palermo aveva degli obiettivi abbastanza importanti, no, all'inizio campionato, si parlava addirittura anche l'anno scorso, però insomma voglio dire hanno più volte annunciato la volontà di voler tornare in Serie A. Certo è che se alla base ci sono tutti questi problemi di natura economica non si va da nessuna parte. Anche io nel pomeriggio leggevo su un quotidiano nazionale che appunto sarebbe a rischio, addirittura la partita è ancora un punto interrogativo. Sinceramente non però, credo insomma, che per mi sembra 30.000 un po' esagerato, euro si ho letto anch'io la cifra partita. 30.000 euro perché anche noi ci a Foggia sono avete mai visto una partita poi che non si è giocata? Di pulizia, l'impianto, gli steward, cioè voglio dire, non credo che si arrivi a tanto. Però sicuramente insomma sono dei campanelli d'allarme che per il Palermo, insomma per gli obiettivi che hanno, un po' destabilizzano l'ambiente. Il Foggia che partita andrà a fare? Noi tutti ci auguriamo che andrà a fare una partita sicuramente più, non di certo quella che abbiamo visto con il Crotone, ecco, voglio dire, cioè sarà la prova del 9, credo, perché bisogna cacciare questo carattere, questa grinta, un atteggiamento sicuramente, e provare a fare risultato, insomma, perché non sarà facile, conosciamo tutti la rosa del Palermo, conosciamo i grandi nomi che ci sono, quindi bisognerà comunque provarci, ci mancherebbe altro. La prova del 9 secondo me, a livello di atteggiamento, di carattere e poi anche appunto al visto tecnico-tattico, perché voglio dire, se manca quella manca tutto. E col Crotone è mancata. Beh, col Crotone sono mancate tante cose. Ah, tante verità. Cose, però. Siamo quasi giunti al momento della carrellata. Ti mancava Mario la carrellata? La carrellata, sì, mancava una dopo l'altro. Tutto d'un fiato, come direbbe qualcuno. Importa. No, io nel frattempo sto cercando di approfondire. Cerchiamo di avere conferme su Billone. La questione su Billone. No, magari, cioè, mi dicono che da Benevento mi dicono che c'è una trattativa, cioè, nel senso che se ne sta parlando. Ho detto, l'unica cosa che mi fa un po' pensare che insomma quest'estate era stato, diciamo si era preferito, sì, si era optato per altri profili. Probabilmente cambiato qualcosa nel corso del tempo. Oppure magari i tempi stringono e i tempi, adesso se no, mi fa pensare che probabilmente a questo punto è saltata definitivamente la trattativa per Monaco, perché insomma se prendi in gamba. Intanto certo, rispetto alla scorsa estate è cambiato l'allenatore, magari Grassadonia poteva non piacere Billonga e magari a Pasquale Padalino ha un giudizio diverso. Assolutamente. No, e mi fa pensare che probabilmente così è saltata del tutto la trattativa a Monaco, che pareva insomma abbastanza avviata. Insomma, il mercato ci abitua anche a questo, no? A trattative che pare siano chiuse e poi invece saltano e viceversa. Allora, la notizia di stasera è che il Foggia è vicino a Ngawa del Perugia, di questo belga congolese del Perugia, classe 1992, difensore centrale, ma che all'occorrenza può giocare anche esterno basso a destra o esterno anche in un 3-5-2, per intenderci, può rappresentare sia l'alter ego di Zambelli, ma può fare anche il centrale di destra e quindi sostituire quando mancherà, nel periodo in cui mancherà, Tonucci.
Per il resto abbiamo sentito l'ipotesi Billong, c'è questa trattativa con Monaco che si è raffreddata ma che non è completamente chiusa, ce ne sono altre, insomma Mario, bisogna aspettare perché... Bisogna aspettare, gli ultimi giorni insomma ci insegnano sempre, sono quelli decisivi a volte per il mercato. Poi può arrivare l'affare last second che magari rappresenta il giocatore che non è mai venuto fuori in questo periodo. Quello sempre. Spesso accade l'offerta dell'ultimo secondo, la prendi in considerazione, magari dici, ma vabbè, quasi quasi. Spesso accade, può essere anche quella relativa a un centrocampista, perché no, insomma, magari arriva una mezzala, magari arriva... Bisogna capire anche chi esce però, perché è il problema, al momento le uscite del Foggia sono ferme a Carraro e a Bizzarri, anche se manca ancora l'ufficialità. Però per io il posso resto... pensare... In questo momento, ecco, come dicevi tu, tutto è possibile. Può essere pure che arrivi un giocatore mai trattato fino a questo momento. Posso pensare a Mattia Mustacchio, che piace. Posso sempre pensare... dal Perugia, insomma, l'asse Foggia Perugia. Posso pensare anche a Mustacchio, però ecco, l'asse Foggia Perugia è bello saldo, bello solido. Però è normale che dobbiamo pensare anche alle uscite, perché inevitabilmente c'è anche un monte ingaggi da rispettare. Beh, certo. E quando c'è un monte ingaggi da rispettare, ovviamente se entra un giocatore entrano anche e quindi degli ingaggi da elargire, dei soldi da tirar fuori, e automaticamente bisogna anche pensare a cedere. E allora siamo arrivati alla carrellata, quelle che sono state le operazioni, le trattative della giornata. Cominciamo con Calaiò, e che questo attaccante conteso da tutti, sembra un po', te la ricordi la sua assunta, tutti la volevano però nessuno la pigliava, e così è Calaiò. Adesso c'è la Salernitana che sarebbe in pole per Calaiò. È stato programmato un incontro nelle prossime ore tra l'agente del calciatore e la dirigenza granata. Sul giocatore però insiste anche il Brescia. Il Lecce ha messo in uscita Cosenza, che andrà alla Regina, questa Regina che sta continuando a costruire una squadra davvero di grande spessore per la categoria. Grande Lecce questo. Il Lecce insomma sta facendo benissimo. Per quanto riguarda il Venezia invece, vicinissimo l'attaccante Bocaloni in uscita dalla Salernitana. Il Brescia ha messo Cursio in partenza, il terzino brasiliano tra l'altro che conosciamo bene perché ha vestito anche la maglia del Foggia. Interessa al Livorno, ma anche la Salernitana ha fatto un sondaggio per il brasiliano. Il Brescia, dopo le ali, ha messo in partenza anche Monaco e Ngawa, due difensori, abbiamo detto, accostati al Foggia. Su Ngawa, in verità, c'è stato nei giorni scorsi anche un interessamento dell'Ascoli, se non ricordo male. Sì, il Cosenza ha ufficializzato... A proposito di Ascoli. A proposito di Ascoli, ricorre spesso. Il Cosenza ha ufficializzato l'ingaggio di Kristof dalla Slavia Sofia. La Salernitana ha ceduto il centrocampista Signorelli ai rumeni del... FC Volontari. Il Lecce, dopo Tumminello, pensa a Materese, un'ala del Frosinone. Chiedo scusa. Il Palermo riconferma Stellone, lo abbiamo detto, ma col Foggia si giocherà tutto. Il Carpi tratta Baraje del Parma. Chiedo scusa, ma i postumi dell'influenza... Che brutto. Beh, ti interrompo io. Prego. Ti interrompo io perché pare che ecco, io perché serve il telefono, che insomma, certo. Nel frattempo mando messaggio a Roberto. Allora, sì. Pare che ci sia una trattativa molto avviata per Carretta della Carretta. Cremonese, Mirko Carretta. È spuntato un altro. È spuntato l'altro nome. Esterno d'attacco, insomma, un giocatore che può fare, insomma, è un giocatore d'attacco che può fare anche l'esterno, ed è nasce come esterno d'attacco destro, quindi insomma è un giocatore che potrebbe vestire la maglia del Foggia. Quindi adesso ovviamente indagheremo, andremo a fondo sulla trattativa, insomma cercheremo di capire anche le modalità, però due nomi quindi oggi sono Pierre-Yves Ngawa,
e Carretta. Congolese è Mirko Carretta, quindi ecco, e poi c'è Bill Long che stiamo aspettando di capire. Stiamo monitorando, cercando di capire bene le trattative. Sicuramente Carretta è un altro giocatore, insomma, che probabilmente può rientrare nell'orbita, così come Mustacchio del Perugia, eccetera. Però io penso che in questo momento Nembe si stia focalizzando, come è giusto che sia, sui difensori, quindi a questo punto posso dire che, insomma, Ngawa, con Ngawa e con i presunti eventuali arrivi di Ngawa e Billong, penso che la difesa dovrebbe essere, avevamo detto, due difensori dovrebbero arrivare. Altro colpo ufficiale della giornata lo ha definito la Cremonese, che ha preso Samuele Longo, ex l'Inter, era agli spagnoli dell'Huesca, di proprietà in verità dell'Inter. Sì. Su questo giocatore vorrei spendere una parolina, perché è un bomber al contrario, nel senso che dovunque va non segna mai, è un attaccante, ma da ormai una vita è di proprietà dell'Inter, va un procuratore che è un fenomeno, trova squadra dappertutto, in Spagna come in Italia, con molta facilità, però dovunque va, insomma, non lascia il segno. A proposito di giocatori, però questo poi fece anche l'esordio in Serie A con l'Inter, sembrava, certo, una giovane promessa. Ha giocato in promessa, Spagna, ha giocato in Italia a Frosinone, sì, sì, in Serie A anche, insomma, ha fatto molta Serie A, tra l'altro. Altra operazione addirittura d'arrivo, la Salernitana sta per cedere Vitale, che ricordiamo bene per averci fatto gol in pieno recupero a Salerno qualche settimana fa. Vitale è ormai a quasi a tutti gli effetti un giocatore del Verona. Per la sostituzione la Salernitana pensa a Lopez, uruguaggio della Ternana, e a Molinaro, l'esperto Molinaro del Frosinone. Siamo davvero in conclusione, grazie intanto a Mario Ciampi. Grazie a voi, beh, oggi è stata una bella giornata scoppiettante, ma penso che, insomma, fino a domani 31, credo lo sarà molto di più, forse. Domani sì, domani usciranno altri nomi ancora. Continui a chattare tu nel frattempo. Siamo al 30% di batteria, continuiamo ancora fino a quando non si scarica del tutto. Grazie a Roberta Miscioscia dell'attacco, buon lavoro Robby, so che tra l'altro continuerai sempre a lavorare anche nei prossimi minuti. Insomma, sì, 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 grazie. Live, a voi, lei, anche lei. Sì, beh, grazie. Come te, d'altronde. Grazie a voi per la cortese attenzione, speciale calciomercato torna domani sera, sempre in diretta alle ore 19:15. Vestiti diversamente. Sì, infatti non vi mettete il dolce vita bianco domani. Domani mettiamoci d'accordo. Sentiamoci prima. Domani di ci sentiamo venire in televisione. Ok, perfetto. Buon proseguimento a tutti. Domac è azienda specializzata in costruzioni civili e industriali, nelle ristrutturazioni, restauri e consolidamenti statici. Inoltre esegue manutenzioni di fabbricati condominiali. Per informazioni 0881 723209. First Stop è la rete di professionisti per i servizi sui pneumatici e la manutenzione auto raccomandati da Bridgestone. Ciccone Pneumatici è il centro First Stop più vicino a te e da più di 13 anni offre a tutti i suoi clienti non solo pneumatici, ma tutti i servizi per la manutenzione dell'auto. Vieni a trovarci in Viale degli Artigiani 60 a Foggia. Dafar, azienda leader da 50 anni nel settore del commercio, della produzione e vendita di materiali per l'edilizia, pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie e arredo bagno. Il nostro servizio comprende anche il montaggio. Siamo a Foggia, in Viale degli Aviatori, chilometro 2. Da 10 anni al vostro servizio. Ristrutturazione facciate e interni chiavi in mano. Pulizia e rifacimento terrazze. Noleggio piattaforme aeree. Servizi di giardinaggio. Edil Ram. Via Gargano 59, Manfredonia. Ok Gomme di Totaro Antonio, via Giuseppe Di Vittorio 267, Manfredonia Foggia,